E oggi stiamo parlando di questa esperienza della maieutica di Dolciana Memoria di Danilo Dolci. E si sta cercando di portare questa maieutica tra i bambini, tra le famiglie, questo metodo di Danilo Dolci. Cosa ne pensate voi? Il metodo maieutico è totalmente differente da quello tradizionale. I bambini sono protagonisti e non più spettatori passivi. I bambini imparano divertendosi, sporcandosi letteralmente le mani, utilizzando la farina, impastando, portando avanti così le nostre bellissime tradizioni culinarie. Vengono organizzate anche delle uscite didattiche. Ad esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto visita ad un orto biologico, cercando di valorizzare in questa maniera i nostri fantastici prodotti genuini della nostra terra. Anche i genitori partecipano in maniera attiva a questo progetto, lavorando all'unisono con le insegnanti. In tutto questo noi vediamo la felicità negli occhi dei nostri bambini, quindi penso che non possiamo che essere soddisfatti della scelta fatta e solo delle insegnanti fuori dagli schemi come le nostre potevano portare avanti un progetto tanto bello e educativo dal punto di vista umano. Allora, sono qui come rappresentante appunto delle mamme per spiegare appunto questo magnifico progetto che è stato portato avanti dalle docenti meravigliose e estremamente empatiche e accoglienti con i nostri bimbi. Sposiamo in pieno, abbiamo sposato in pieno, diciamo, questa proposta da parte del plesso e delle docenti perché appunto abbiamo visto come effettivamente i bambini rispondono estremamente bene nel fare per imparare. Quindi diciamo, come ci siamo detti tempo addietro quando ce l'hanno presentato, i bambini non sono un contenitore da riempire, ma sono appunto, come dire, già recipienti pieni che vanno solo tirate fuori le loro doti tramite appunto l'esperienza del fare. Nell'ambito di questo progetto siamo riusciti ad apprezzare e partecipare proprio attivamente noi come mamme e vedere appunto in campo la competenza e l'amore di queste meravigliose docenti e devo dire che è un progetto che è invidiato da tutte le mamme con cui ne parlo, anche diciamo come dire, plessi con altisonanti nomi anche del contesto provinciale. Abbiamo avuto diverse occasioni, appunto diverse esperienze fatte, una di queste ad esempio è l'esperienza della macina, dell'oleificio, dove le mamme e i bambini appunto sono state presenti nel periodo della raccolta delle olive e i bambini hanno potuto toccare con mano, fare l'esperienza proprio della raccolta, quindi la manipolazione, sappiamo quanto è importante la manipolazione per i bambini di questa appunto fascia di età e per poi appunto arrivare all'intero processo, quindi l'intera filiera sostanzialmente, quindi la molitura delle olive, come appunto l'olio viene fatto e infine anche l'assaggio, quindi il prodotto finale. Ed è stata un'esperienza appunto meravigliosa e questo credo che rimarrà per sempre impresso nella memoria e nei cuori dei nostri bimbi, perché i bimbi vivono appunto di esperienza. Io sono un genitore di un alunno della sezione C che ha aderito a questo progetto e voglio portare la mia testimonianza della positività di questo metodo. Quando all'inizio mi è stato proposto ero un poco titubante, si parlava di non usare libri, ma con il passare dei giorni, dei mesi e vedere i risultati sulla pelle dei nostri figli, come i nostri figli hanno constatato e non raggiunto determinate competenze che in realtà con altri metodi non si potevano raggiungere, in realtà vi posso parlare anche dei sentimenti che sono stati seminati all'interno dei nostri figli, come per esempio la mostra, il mercatino di beneficenza, con oggetti prodotti dai nostri bambini, con materiale povero di riciclo e dalla vendita, sono state mandate delle maglie in Ucraina per i bambini della guerra. Quindi seminare anche i sentimenti di aiuto, di fratellanza, di pace, non solo parlare di natura, ma anche dei problemi che affliggono la società a bambini così piccoli che spesso non sono in grado di comprendere e quindi cominciare a seminare nelle loro coscienze dei piccoli semi che in futuro saranno dei grandi uomini. Io mi ricollego a quanto detto dalle altre mamme.
in quanto mamma sono veramente felice e orgogliosa di, insomma, che mio figlio frequenti questa scuola e che faccia parte di questi progetti così, così interessanti, così educativi, così stimolanti soprattutto. Grazie all'interessamento e al costante lavoro di queste maestre strepitose che sono comunque rappresentanti di questo plesso. Una delle occasioni più interessanti che hanno avuto i nostri bambini più piccoli di imparare, di conoscere e di sperimentare è stata la visita guidata che abbiamo fatto presso la biblioteca comunale del nostro paese. I bambini sono stati accompagnati dapprima alla libreria Leggere che si trova in via Francesco Crispi, dove abbiamo acquistato dei libri da donare alla biblioteca, dei libri che appunto sono adeguati di riferimento per questa fascia di età, parliamo di bambini che hanno un'età compresa fra i 3 e i 6 anni. Successivamente i bambini sono stati accompagnati dalle maestre e da alcuni rappresentanti di noi genitori alla biblioteca comunale. All'interno della biblioteca intanto i bambini hanno avuto modo di conoscere quello che è il luogo deputato alla lettura. Lì abbiamo letto uno dei libri acquistati e donati alla biblioteca e successivamente i bambini con le loro manine, la loro fantasia con carta e colori hanno disegnato, hanno dato sfogo alla loro fantasia mettendo appunto su carta il libro che appunto avevamo appena letto. In quell'occasione però ci siamo resi conto del fatto che nella biblioteca non ci sono tantissimi libri dedicati a questa fascia d'età, quindi siamo stati noi come rappresentanti della scuola tutta a voler essere i primi a donare dei libri per i più piccoli e magari questo può essere anche un incentivo per tutti, per chiunque voglia e possa a donare dei libri per questi bimbi. Come mai questa idea di ritornare al diritto rendito e andare a risvegliare Danilo? Ma l'idea parte dall'anno scolastico precedente. Grazie a una disponibilità volontaria del nostro maestro Nino Cinquemani, il quale un giorno mi ha proposto una formazione docenti sulla maieutica. Cioè, alla luce un po' dei suoi anni, della sua esperienza, si è reso conto che se non riprendiamo quella che è stata la maieutica che lui ha messo in pratica, che ha conosciuto con Danilo Dolce e l'ha messa in pratica nei suoi oltre 40 anni di servizio, il maestro ha veramente la sensazione di perdere un patrimonio importante. E allora l'anno scorso è stato organizzato un corso di formazione per tutti i docenti dei 5 istituti comprensivi di Partinico, e che tra l'altro si è concluso a Mirto, nella scuola di Mirto, come corso è stato tenuto qui e concluso l'ultimo incontro. Quest'anno io ai miei docenti ho chiesto all'inizio dell'anno se volevamo mettere in pratica quello che nel corso di formazione si era parlato. E devo dire con grande entusiasmo, due sezioni di scuola dell'infanzia, la sezione E e la sezione C, una a tempo ridotto e una a tempo normale, hanno aderito a questa sperimentazione, a questo percorso, dico io. Ora, io voglio sottolineare un elemento, cioè le attività. Le attività, a mio avviso, sono conseguenziali di quello che è una scelta di metodo. E la scelta di metodo è quella del cerchio, di mettersi a cerchio, di trarre dai bambini idee, pensieri su che cosa, su qualcosa, perché si può pensare su tutto, ai bambini si può parlare di tutto, se introdotti in una maniera adatta a loro, confacente a loro e con empatia. Dico, questo secondo me è stato riuscitissimo, sono soddisfatti i docenti, i bambini, i genitori, quindi io mi auguro che con gli anni, negli anni possiamo ripeterlo. Che lavorando in una certa direzione si possono avere risultati positivi e anche qualche volta negativi. Cioè delusioni per un lavoro che uno ha messo in campo. Nell'esperienza che noi abbiamo fatto qui a Partinico,
Volevamo semplicemente stabilire un principio. Danilo Dolci è rimasto qui circa 45 anni a lavorare per lo sviluppo del nostro territorio e fra le altre cose aveva un settore di lavoro educativo dove ha proposto anche la ripresa di quello che fu il metodo di Socrate 2500 anni fa e che era morto, cioè ancora non si sapeva più nulla di questo progetto. Lui lo ha fatto rivivere con questa esperienza del centro educativo di Mirto che purtroppo è stato in vita pochi anni, dopodiché è stato chiuso per incomprensione tra Danilo e il Ministero della Pubblica Istruzione.